Racket e usura, due reati molto spesso collegati che incidono pesantemente sulla libertà e la qualità di vita delle vittime. Occorre quindi sensibilizzare i cittadini nell'impegno e nella lotta costanti contro questi fenomeni dilaganti, soprattutto di fronte all'aggravarsi della generale crisi economica che attanaglia l'Italia. Faccio riferimento alla Calabria più in generale e dobbiamo registrare purtroppo anche un ritardo in termini di denuncia. Noi abbiamo degli elementi che evidenziano la probabile attività estorsiva, così come l'estorsione finalizzata all'usura. Rispetto a questi elementi il dato denuncia non è significativo e quindi non confortante. A Castrovillari, nell'aula magna del Tribunale organizzato dall'Ali Lacco, Casa della Solidarietà di Napoli, in collaborazione con l'Ordine dei Dottori Commercialisti della Città del Pollino, si è parlato proprio di racket e usura per sensibilizzare i cittadini, ma soprattutto per offrire un approdo sicuro per chi è rimasto vittima degli strozzini. Noi accompagniamo chi denuncia nel reinserimento dell'economia legale, però partendo da un presupposto, la denuncia. Quando parliamo di usura e di estorsione parliamo di reati penali. E non ci sono alternative o soluzioni. E poi ci consideriamo parte civile insieme alle vittime e ci adopriamo per far arrivare tutti quei benefici che diciamo lo Stato mette a disposizione con la legge appropriata, la 108, col fondo di solidarietà. Obiettivo del convegno, quello di mettere a disposizione per chi è vittima di usura ed estorsione gli strumenti utili alla prevenzione e alla denuncia. È chiaro che non spetta a noi ma al legislatore quella di individuare le misure più idonee per poter proteggere questi cittadini che oltretutto manifestano un grande senso civico nel momento in cui collaborano con lo Stato e dimostrano che l'usura si può battere. Il racket si concentra nel sud dove la criminalità mafiosa e camorristica condiziona storicamente la vita e la sicurezza di molti cittadini e ne limita la libertà di imprese e di sviluppo. Tuttavia, negli ultimi tempi, il fenomeno si è esteso ad altre regioni del paese. E molte persone, non trovando quel conforto economico presso le banche, pur di salvare naturalmente la loro attività, si rivolgono all'usuraio che garantisce nell'immediatezza una liquidità che altro non è che fonte di guadagni illeciti. Lo sforzo che va fatto è quello di far sentire queste persone non sole, cioè sapere che ci sono dei punti di riferimento, e la procura certamente lo è, fidarsi di questi punti di riferimento, e qui dobbiamo lavorare e lavorare sodo perché ciò avvenga. Le persone però devono, consentitemi di dirlo, lo dico sempre quando ho queste occasioni, le persone devono un attimo recuperare la loro dignità e consapevolezza dei cittadini.